Cosa avete preparato di buono? Fagioli alla Bud Spencer. Fagioli alla Bud Spencer. Penso avrete capito, amici, che questa volta abbiamo fatto davvero sul serio. È stata una mototendata speciale dove non ci siamo per nulla risparmiati. Come il meteo del resto, che ha minacciato chissà quali cataclismi per poi graziarci con un weekend tutto sommato meno bagnato del previsto. Siamo andati all'Oltrepo Treffen, in una valle ai piedi del Monte Penice, in un comune di appena 345 abitanti, Menconico, in provincia di Pavia. Abbiamo festeggiato ancora una volta la nostra passione per moto, tenda, natura e cazzeggio, ritrovando vecchi e nuovi amici e aggiungendo una bella nuova esperienza al nostro diario di bordo. Quindi prendete pure ciò che più vi piace, accomodatevi e buona visione! Siamo arrivati e stiamo cercando di montare un riparo. Siamo praticamente nel fango. Paolo è nuovamente della squadra. Saluta gli amici a casa. Ciao cari! E praticamente adesso dobbiamo montare qualcosa. E qui invece c'è Beppe, che anche lui fa i conti con il fango. Buongiorno a te. Che tendata bagnata. Allora ragazzi, siamo riusciti a fare un piccolo campo con i tarp, ci siamo organizzati. Adesso sembra che stia un po' spiovendo, però vabbè, insomma, qualcosa siamo riusciti a organizzare. Sta uscendo il sole. Questa è la tenda di Beppe, questa è la mia, e qui c'è la mia Ima. Cos'è che devi far vedere? Allora, questi qui sono i nuovi gadget da campeggio e quindi adesso iniziamo con... Valvolina per gonfiare con il compressorino i matrassini canotti. Accediamo all'appartamento di Paolo. Cos'è che hai messo? Non ci posso credere. Non ci posso credere, hai preso la brandina. Ho preso la brandina. Brandina addirittura, occhio, ma ti entra l'acqua qui in tenda, eh. No, questo qui si è bagnato in moto. Per non stare a contatto col terreno. Per non stare a contatto col terreno ho eliminato il matrassino, che adesso è bagnato fradicio. Ci metto sopra comunque il matrassino per avere robustezza. Tracta.
abbraccio alla mitica Vespa di Marco. Fatto un bel campo tendato nonostante il meteo. Ma le moto non finiscono lì. Per la serie shopping campeggio, adesso vediamo la nuova attrezzatura da cucina da campo di Paolo. C'è la tenda, vabbè, questi sono tipo ciotole del cane, 2,80 euro dei cinesi, di acciaio. Già usate. Già usate col cane. 5 vabbè. Pentole. Poi abbiamo. Più la bombola. Queste tu hai comprato a 30 euro? 6? 6. 6 30 euro? Sì, da mezzo chilo. Tanta roba. E tutti i barattolini, sale. Sì, ho capito, ma è tanta roba, ma cioè ti sei portato un sacco di roba. Ascolta, se devo cucinare. Ma il cesso l'hai portato? Qui sono i vari portaspezie. E le pentole che mi sono preso sono queste qua. Tirane fuori una. Una nell'altra, sono tre. Fammi vedere quella la grande. Tre bacinelle. No, hanno un bel fondo. Hanno un bel fondo. Non male. Questa invece è la cucina di Mirko. Cioè, la cucina di Mirko praticamente è sempre da dieta. Perché non importa le dimensioni, ma come lo usi. Sicuro. Tu sai usarla bene, quindi spero. Paolo in realtà ha puntato sulle dimensioni grandi. Sì, perché ormai non si usa più, quindi non va più di moda. Ah, guarda qua, pensa a te. Cazzo, belle. Cioè, ma adesso tira fuori anche il ciarilino. La polenta la facciamo molle o la facciamo fritta dopo? Questo 70, qui è il fornellino, questo è il fornellino. Il fornellino con 5.000 watt. Sì. Ah, questo è il fornellino, sì, sì, l'ho visto. 5.000, da 5.000. Tac. Non male. Quindi adesso praticamente hai tutto. La bomboletta. Questo invece è il fornellino di Mirko. Sempre. Lui ce l'ha Mirko piccolo. Sempre. Io ce l'ho piccolo sempre. Lui ce l'ha piccolo. Sei sempre all'avanguardia. Allora, questo qui è il tavolo che Beppe aveva messo sulla moto, ma l'ha tirato fuori alla fine. E quindi abbiamo messo questo perché è più comodo. Senza ora, prendo il prezzo, ecco, lì.
Le lenticchie di Paolo. Hai visto che... a contrattare un po' e c'è anche l'ideale è quando stanno per chiudere. Queste lenticchie con polenta ci stanno da Dio. Sì, buonissimo. Quando stanno per chiudere che devono far fuori la roba, devono ricaricare questo qua, continua a fare l'effetto chi è che fa le foto? Tutto il nero che ho preso. Comunque tremendo. L'aveva legata bene, cioè funzionava. Eravamo solo noi, ma non c'era proprio niente. Le variabili sono, si centuplicano. Ti ricordi, Davide? Mignon. Ti ricordi, Davide? Sì. Dimmi che te lo ricordi. Sì, ma questo qui è proprio... è buonissimo sto limoncello. È buono. Sì, è buono. L'hai fatto tu? Era bello liquida. Ma non era così. Eccoli lì. Oh! Oh! Che cazzo è? Com'è? Cosa avete preparato di buono? Fagioli alla Bud Spencer. Figa? Ma proprio alla Bud Spencer, perché adesso c'è quelli alla Bud Spencer. L'ha fatti arrivare direttamente. Occhio quello che ricorda, perché c'è anche il sacchetto alla PT, eh? Bud Spencer. Wow, i fagioli alla Bud Spencer, ragazzi. Tanta roba. Fuoco, eh? Oh, fumo qua. Quindi non c'è solo fumo. Per evitare che gli animali vengano a farci visita la notte, perché l'ultima volta praticamente hanno distrutto delle borse. E hanno portato via tutto. 80 euro di borsa lui. Mezzanotte magari ci capivamo. Semplice però. Genuino. Genuino. Ti ricorda l'aneddoto di quando prendeva i ceffoni dalla nonna, non si rubava la torta dal davanzale? Come... Boom!
ci sarai volta. No. Meglio così. Ma innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per questo evento. E adesso Nudo! Nudo! Nonostante la pioggia, la diversità, il fango, la neve, il ghiaccio, le allerte meteo, nonostante l'infame del track food, principalmente il cagotto. Questa è la nostra prima edizione e anche lui è essere molti di più, ma fa niente. Pochi ma buoni. Veramente siete tutti eccezionali. Grazie. E vi ringraziamo veramente di cuore questa serata. Detto questo, volevamo premiare due persone in particolare. Prima l'organizzatore. Vedi te. Ma prima non decidi chi. Ho capito, decido chi, ma con che cosa? Vabbè, poi, adesso ce l'abbiamo là, allora, c'è sicuramente una persona. Viva l'organizzatore. Voglio che venga qua il ragazzo romano. Abruzzese. Ho capito, abruzzese. Arriva da Roma, quindi è il più lontano di tutti, dobbiamo per forza premiarlo. Quindi se ne va a casa con una bottiglia di Lambrusco locale. Se ci arrivo a casa. Se ci arrivo. È un bel salame di Massi. Bravo. Grazie a te. Arrivi da Roma. E poi c'è una persona che si è presentata con un mezzo diverso da tutti, originale. Chi è il proprietario della Vespa? Bravo! Marco! Ha girato mezzo mondo e non potevamo anche lui non premiare. Un applauso. Ciao, siamo tutti capaci, ma quella Vespa si va nel suo e andare avanti One day later.
l'avvicinamento di animali. Abbiamo appeso il cibo lì. Se era uno scoiattolo, era ancora più comodo. Che era uno, sì, esatto. Era portata di scoiattolo, ma non di volpi e cinghiali. Allora, ore 11, abbiamo smontato le tende, sole tutto sommato abbastanza sincero, quindi siamo riusciti a smontare con l'asciutto e adesso ci facciamo il nostro pranzetto in anticipo e poi si parte. Intanto il bosco si è già svuotato. Buongiorno, come state? Tutto bene? Noi stiamo bene, grazie. Plurale mai. Un po' d'acqua, ma ci stava. Sì, vabbè. Però hai visto, si è svuotato completamente. Si è svuotato completamente, siamo rimasti 5-6. E ce la stiamo godendo fino all'ultimo. C'è ancora lì qualcosa che fuma. Qui stiamo. Mi manca di smontare la tenda, intanto la sto facendo asciugare. E qui stiamo preparando con Paolo. Cos'è che stiamo preparando, Paolo? Niente, davanti, facciamo fuori le lenticchie con la polenta e faremo il wurstel. Caspita, lenticchie con polenta e wurstel, ce n'è tanta di roba. Volevi dare un'occhiata? Ah, sì, sì. Fringiamo full. Eccoci qua. Per cominciare. Non ci facciamo mancare nulla, direi. Lo frigo io. Magna. Io vado. Ma che belle scodelle che ha portato Paolo. C'è le scodelle di Fido adattate al campeggio, sono un'ottima soluzione. €1,90. Basta. Concludiamo la tendata con il Philadelphia Light. Con il Philadelphia Light, perché con la rappe non posso fare senza. Alle partecipazioni. Ciao ragazzi! Tanta bella nuova gente, ne abbiamo vista già nota, quindi qui si conclude la tendata Oltre Po Treffen. Grazie agli organizzatori e ragazzi, alla prossima! Alla prossima! Oh, ciao! Eccoci, adesso puoi scendere. Ti sei fatto 60 km, puoi scendere dalla moto. Siamo arrivati.